Con l'onorevole Silvano Moffa, già sindaco di Colleferro. Buonasera Silvano. Si è parlato stasera di molti temi, si è parlato di centrodestra, ma il sindaco Pierluigi Sanna ha già iniziato la sua campagna elettorale. Chi sarà il candidato sindaco del centrodestra? C'è unità nello schieramento? Quali le soluzioni promosse da Azione Popolare? Al momento non c'è ancora un candidato, il che è veramente paradossale, perché a 2 mesi dalle elezioni, tra l'altro con l'agosto di mezzo, ancora non siamo in condizione di avere un candidato unitario. Io mi sono sempre battuto per la unità del centrodestra. Già a gennaio presentai un documento chiedendo a tutti coloro che avevano avuto il ruolo di sindaco, compreso il sottoscritto, di fare un passo indietro per favorire un rinnovamento, per cercare una persona che potesse rappresentare l'unità e anche per far sì che crescesse una classe dirigente nuova nel centrodestra. I personalismi, la corsa alla candidatura di sindaco e la scarsa attenzione ai problemi della città, di cui invece ampiamente ho cercato di parlare stasera, hanno determinato una situazione paradossale, per cui, come giustamente ha detto lei, mentre il sindaco Sanna ha già iniziato la sua campagna elettorale, ancora qui stiamo discutendo su chi dovrà essere il candidato e c'è il rischio che ce ne siano più di uno. Allora io preferisco impegnarmi nella società per creare le condizioni di un cambiamento reale e per favorire la crescita dei giovani, non per strumentalizzarli o utilizzarli come purtroppo spesso si fa. Quali sono secondo lei i maggiori errori di questa amministrazione? Ma ne sono tanti. Intanto in qualche modo si è arrogata di progettualità che non ha mai espresso. In questi anni hanno fatto qualche inaugurazione, penso per esempio all'auditorium, tutte cose che abbiamo realizzato noi. Hanno comunque creato dei danni, io penso alle difficoltà in cui oggi opera il commercio di Colleferro. Che è un dato, quello che abbiamo fatto vedere delle 162 chiusure, si riferisce al 2019, prima della emergenza Covid. Se andiamo adesso a verificare il nuovo dato, le chiusure sono aumentate, quindi abbiamo un commercio in declino, abbiamo aziende che stanno chiudendo e alle porte una crisi economica, sociale ancora più devastante indotta dalla pandemia, e nessuno si preoccupa di come affrontare questa questione, di quale futuro creare per il nostro territorio. Abbiamo cercato di dare qualche idea questa sera per cercare di incanalare almeno la politica e il dibattito amministrativo su livelli più alti rispetto alla bassezza e allo squallore che io registro. 5 anni fa la città di Colleferro ha bocciato il centrodestra, ha bocciato i vecchi amministratori. Per quale motivo adesso dovrebbe affidarsi a voi? Che cosa è cambiato? Appunto, andava cambiato il centrodestra, andavano create le condizioni di una novità che potesse in qualche modo arginare la sinistra o comunque contendere con la sinistra. Invece questo frazionismo, questa disgregazione rischia di favorirla ulteriormente. Io non sono funzionale a un disegno di questo tipo, almeno per quanto riguarda la mia storia, la mia cultura e la passione che metto nella difesa e nell'amore di questo territorio. Grazie all'onorevole Silvano Moffa. Per Lanterna, Alessandro Verrelli.